Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Saladriel e stiamo iniziando un nuovo episodio di Salt and Sanctuary. Continua. Bene, il nostro Eric si sta affinando come cacciatore. Sta diventando un provetto utilizzatore della sua spada a due mani, della sua Zweihänder, come si chiamerebbe in Warhammer. E bene, 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 non vedo l'ora di continuare ad esplorare e vedere che cosa c'è nelle profondità delle caverne al di sotto del nostro santuario, del secondo santuario che abbiamo trovato. Ok, eccoci qua. Scendiamo giù. Approfittiamo del fatto che si sono rigenerati gli oggetti distruttibili. Collezioniamo un po' di monete, qualche collezionabile. Eccoci qua. E continuiamo la nostra esplorazione verso est. Sempre verso est. Diablo 2. Ok, qui l'utilizzo delle torce sembra iniziare a farsi importante e interessante. Allora, qua sopra abbiamo già esplorato, c'era questo mercante qua che cerca un sacchetto di terra, se non ricordo male, giusto? Un sacchetto di terra. Va bene. Peccato, sì, va bene, andrò a cercarlo. Ora, andando ad essa si prosegue verso dei boschi. A me in questo momento interessa scendere di più nelle profondità e vedere che cosa ci aspetta. L'ultimo episodio eravamo arrivati esattamente qui. Esatto. Alle spalle di questo ogre. Io come prima cosa voglio esplorare questa stanza. Oh. Un passaggio all'aperto. È labirintico questo gioco. Per essere 2D è veramente labirintico. Quindi questo qua è un passaggio all'aperto fine a se stesso. No, non c'è niente di... Sangue. Riusciamo a colpire l'ogre da sotto. Ok, no, 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 aspetta, sì, cioè, sarebbe carino riuscire a batterlo così, ma io in realtà non voglio perdermi il combattimento. Vieni, bello. Oh, armato di mazza. Vieni, vieni. Dove scappi? Dove scappi, bello, bello. Vieni. Ciao. Morto. Andiamo a vedere la sua descrizione nel bestiario. Berserker negato. Mostruosità rigonfia. Direi che la descrizione ci sta. Eccolo qui. Un bruto orchesco annegato. Tornato dalle esalazioni. Tormentato dalle esalazioni. Descrizione molto semplice. Guardate lo sguardo crociato di Eric. Non è convinto neanche lui. Come me. Ci deve essere qualcos'altro. Non è che più ne uccidiamo e più la descrizione diventa completa. Ah, ecco, un'altra cosa che volevo vedere. Adesso il nostro danno è 48,3. Se io tolgo questo, e 9. 48,3. Signori, e beh, è un discreto bonus. Quasi 5 di danno in più, è una bella percentuale su 40. Ok, lì c'è qualcosa da andare ad acciuffare. Andiamo. Riesco ad aggrapparmi qua? Sì. Oppla. È bello il platforming di questo gioco. L'ho appena detto. È bello il platforming di questo gioco. Oppla. Perché il personaggio si controlla che è un bijou.
Eccolo qua, devo solo saltare all'ultimo. Forse posando degli oggetti? No. Riesco a cavarmela. Comunque. Ciondolo pallido. Oh, un altro oggetto da mettere. Un ciondolo pallido. Al collo. Un ciondolo di legno, ingannevolmente semplice. Le rune incise su di esso possono essere letteralmente tradotte come... Ciondoli come questi promisero di donare ai loro proprietari l'irraggiungibile. Aumenta la portata dell'attacco. Cioè in questo modo l'allungo del mio attacco è maggiore. O forse si riferisce agli attacchi a distanza. Abbiamo una gittata con questi. X. No. Portata dell'attacco. Io sono un esperimento, non sono contento. Allora. Così. E la freccia cade in mezzo al tappeto, ok? Cambiamo il ciondolo. Mi sembra più o meno uguale. Fino a quando non capisco a che cosa serve, mi tengo la mia fida spada a due mani. Bene. Ok. E comunque andiamo a finire in questo bosco. Boschi che osservano. Mentre qua sotto siamo sotto ai boschi che osservano. Mamma mia. Devo ricordarmi tutti i posti che stiamo visitando. Scendiamo di qua. Scheletri. No, non sembrano scheletri. E comunque ci si arriva dall'altra. Ok, boschi che servono di nuovo? Un PNG! Ben trovato figlio del sale? Questo è un appellativo interessante. Io non sono come te, un nato dal sale. Che cosa sono i nati dal sale? Gli uomini? Sono nato da quella vita che tremola come una fiamma. Sono stato convocato dal Cantico delle Anime, formulato a lume di candela, scritto dal figlio del sale che annegava. Sei un costrutto, un homunculus, ma il tuo mondo è freddo e soffocante. La mia luce qui sta scomparendo. Le meccaniche sono dannatamente simili a quelle di Dark Souls. Parla. Essere figlio del sale è come essere un frammento moribondo di eternità. Essere figlio della luce è come vivere davvero, anche se in maniera effimera. Cosa sei, un angelo? Invocato? Un costrutto? Compra. Gonna evanescente. Cappuccio evanescente. Abito tutolare evanescente. Abito talare evanescente.
però non ci lascia leggere le descrizioni. Ah, sì, c'è. Vesti di tessuto scintillante. Ha una difesa elementale impressionante. Ma per il resto è come non averlo addosso. Purifica. Non sei corrotto. Perdona peccato. Non hai peccato. Grazie. A Eric piace molto questo personaggio, come un angelo. Perdonare i peccati è un po' contro il credo di Eric. Ma lui preferisce farsi castigare per i peccati, ma va bene. Ok, questo è quanto. Quindi esplorando in questa direzione, passando di qua, c'è soltanto lui. Ora, prima di andare nel bosco dei sussurri, nel bosco delle cose che osservano, pardon, avrei piacere di, a questo punto, esplorare tutte quelle zone lì, vedete? Voglio vedere se riesco ad esplorare il cuore di questa montagna. E per farlo ho bisogno di, hopla, passare di qua. Già. Ma di qua cado e muoio. Giusto? Credo di sì. Dannazione, ci deve essere qualcosa? Permette. Beh. Allora, tanto abbiamo le campane del ritorno, giusto? Hopla. Qui c'è pure il sale che abbiamo perso la volta precedente. Ecco, una meccanica interessante rispetto a Dark Souls. È che il sale non va perduto per sempre. È difficile, veramente difficile che vada perduto per sempre. Lo puoi sempre andare a recuperare. Il che è bello. Allora, siamo caduti di qui e siamo morti l'altra volta. Io adesso non ho nessuna intenzione di perdere nuovamente tutto questo sale. E quindi userò una campana. Ok. Sì. Bello. Voilà, e siamo tornati al santuario. Riposiamo, anzi, preghiamo. Ok. Direi che possiamo... 1480. Tranquillamente salire di livello. Y. Voilà. 1543. Perfetto. B. Sali di livello. Sì. Abbiamo due perle nere da usare perché una l'avevamo trovata per strada. Me ne ero dimenticato. Albero delle abilità. Due, infatti. Allora. Che cosa andiamo a prendere? Allora. Balestre. Tiratore di classe 1. Ci può stare. Ciao, Tiger. Ma non abbiamo trovato ancora una balestra, quindi no. Un'altra pozione? Sì, un'altra borsa delle cure. Ben venga, molto, molto volentieri. Leggiamo cosa dice. La bestia la lasciò con ferite profonde, ma frantumò dell'erba rossa con la sua bocca per riempire con essa
Ah, per riempirle con essa e consumare e consumarne il resto. Guarire da dentro e guarire da fuori. Yolanda 2:17-18. Sì, è proprio come un Vangelo, eh? Conta le frasi separate da punti. Sì, e abbiamo una borsa delle cure in più. Molto bene. Ora, assassino di classe 2. Richiede due perle che non abbiamo. Destrezza, volontà, destrezza, destrezza. Allora, volontà? La nostra devozione... Non ancora, non ancora. Non siamo ancora così saggi. Armature pesanti no. Scudi no. Abbiamo l'arma a due mani. Guadagno un punto di destrezza. Forza, un altro punto di forza? Direi che facciamo già abbastanza male con la nostra spada. Destrezza, volontà. Qui abbiamo destrezza e destrezza. Mamma mia, beh sì, questo qua è il ramo del cacciatore e dell'assassino, quindi per forza. Qui che cosa abbiamo? Cacciatore di classe 2. Io punterei a prendere volontà, in modo che che ci dia un po' di stamina, un po' di energia. Sì, leggiamo un po' cosa dice. La volontà dell'uomo è come un ruscello d'acqua che scorre. Carvan 9:7. Interessante. Bene, quindi abbiamo preso una nuova pozione di guarigione e un punto di volontà. Molto bene. Non abbiamo niente da offrire, credo. Fatto. Ok, 5 fiaschette. E una di bitume. Molto bene. Ora, segreto al di sotto. Bravo. Come si fa a scendere? Abbandono paura. Essere incurante. No. Io voglio prima di buttarmi giù. Abbiamo da perdere quanto? 63 di sale e un po' d'oro? Proviamo. Appunto, siamo già caduti una volta. E buttarci giù... 127 monete d'oro. Inizia ad essere costosa la guarigione. La resuscitazione, in realtà. Inizia ad essere veramente costosa. Ok. Allora, a questo punto andiamo ad esplorare il bosco. Mi piacerebbe capire cosa c'è sotto, ma devo trovare il modo di non farmi male cadendo. Magari qui. Oppla. C'è un modo. Questo l'avevamo esplorato l'altra volta. Orecchio, melma tossica. Cos'è? Una fiala di melma tossica, altamente letale, una linfa raccolta dagli alberi trovati in profondità nelle paludi di Candria. Cadania. Applica la sua tua arma per aggiungere danno di veleno ai tuoi attacchi. A meno di non esserci proprio costretto. Eric non usa il veleno. Allora, esploriamo qua. Ci siamo già passati. Non mi ricordo. Far passare così tanto tra una giocata e l'altra può avere questi effetti collaterali. Ah, sì, ok, ci siamo già passati. E di qua cosa c'è? Ah, i boschi che osservano. È un altro punto di ingresso ai boschi che osservano. Va bene. Direi che uno vale l'altro. Occhio alla trappola.
Sì, ciao ragazzi. Ehi! Allora, insomma, che modi? Oh, ok. Mi piacciono questi tesori, semi nascosti. B. Cremisi. Un elegante cappuccio di stoffa. Un'elegante veste di stoffa. Non sarà utilissima contro gli attacchi fisici, ma i suoi incantesimi magici la rendono un potente protezione contro un pericolo elementale. Stiamo trovando tantissime vesti che danno protezione elementale. Che aspetto ha? Cremisi. Il cremisi è uno. Il rosso è uno dei colori di Solkan. Ehi! Smettila! Ma in questo momento non mi interessa. No, non il vestito da cuoco, ma quello da marinaio. Ok. Allora. Eleganti guanti di stoffa. X. No, sì. Interessante. A parte veleno e colpo, tutto il resto è un bonus. Pesano un po' di più. Potrebbe essere interessante, ok. Stivali da furfante, pantaloni cremisi. Eleganti pantaloni di stoffa, non ci dice molto altro. E anche qua. Protegge la metà contro il colpo normale, contro l'impatto, ma tutto il resto protegge di più, a parte il veleno. E sono leggermente più pesanti, ma stiamo guadagnando. No, l'estetica è veramente pessima, no? È una veste da mago questa. Stivali da furfante. Ok, non mi interessa. Hai letteralmente rotto. Ehi! Ma che diamine! Ciondolo muschioso. Avete. Falco meschino. Eh beh, certo che sei meschino. Dannazione. Salti e spari come un dannato. Ciondolo muschioso. Un ciondolo vivo, sapientemente creato. La sua anima in legno è intrisa di una pasta di terra su cui cresce del muschio vivo. Aumenta la velocità di attacco? Questo è interessante. Questo è molto interessante. Ok. Allora, fare a gara di tiri con l'arco con quei signori lì è una cosa che non mi interessa. Allora, facciamo il giro da su. E ritorniamo dove eravamo. Quindi andrò alla loro caccia esattamente con lo spadone a due mani. E riscuoterò giusta vendetta contro l'abuso e il bullismo subiti. Pensavi di poterli, di potermi molestare in questo modo, eh? Quanto amo questa spada a due mani.
Mamma mia, cioè ha la gittata dell'attacco. Oh, borsa di sale, togliamola da qui prima di abusarne. Usa. La gittata dell'attacco combinata con il suo danno proprio mi rendono sicuro di me e felice di usarla. No, c'è la trappola lì, non voglio cascarci. Sì, decisamente, quando attacchiamo da vicino facciamo un danno diverso. Opla. Segreto a sinistra. Sì, ho visto che c'è un segreto a sinistra. Santo cielo. Opla. Qui cosa c'è? Antidoto e bisaccia di sale. Molto bene. Morto. Ah, ho capito dove siamo. Andiamo a finire là sotto. Ho perso 327 punti di sale. Ok, conviene fare il giro di qua a questo punto. Così. Così vediamo se ho capito bene. Dove sto andando? Ok, dovrebbe essere di qua, giusto? Ok, qua c'è l'ogre. Ulla, che male. Scusa, ti stavo sottovalutando. Ok, preso. Orecchio della mostruosità rigonfia. Vediamo un po'. Allora. Ok, Orecchio di una mostruosità rigonfia. La carne grigia appiccicosa pulsa ancora col suo spregevole veleno sfidando ogni logica. Quindi esalazioni. È velenoso di per sé? Fantastico. Ecco. Qua è dove siamo morti. Ok, creatura gelatinosa. Foglia d'argento? Foglia delicata composta di nacra, terra di perla. Il materiale iridescente si trova in gusci a spirale ed è un oggetto di grande valore nei continenti. È prezioso non solo per la sua rarità e bellezza, ma anche per il suo utilizzo come ingrediente alchemico. Può essere usato come materiale di trasmutazione. Ok. Capiremo che cosa sono i materiali di trasmutazione e a che cosa servono. Dannazione, lasciami stare. No, allora. Bevi. Bevi. Devo fare più attenzione. Antidoti, molto bene. Lì ce n'è un'altra. Ok, riesco a colpirla. Anche se si deve ancora mostrare. Vieni qua. Brava. Ah, ma ti ho preso stavolta, eh? Siete veloci, astuti, ma molto delicati. Ok. Bene. Ti ho fatto male? Sì? Qui è morto qualcuno. Gli rubiamo un po' d'oro. Chissà se... Non ho fatto caso se gli prendiamo anche il sale. Allora, esploriamo sopra gli alberi, vediamo che cosa c'è. Opla. Sfruttiamo. Ah, là ci sono cose. Mamma mia. È tutto da esplorare qua. Bene. Mi piace perché il platforming...
essendo i controlli così ben fatti, il platforming è piacevole. Opla. Allora. Ehi! Ehi! Via! No, bevi! Vieni qua. Ok, qui dove siamo? Ah, ok, alle spalle di questo signore qua che cercava la terra. Bene, quindi il luogo è sempre questo. Zanna infinita. Quanti materiali? Ma quanti... Una zanna lasciata da una bestia sconfitta. La sua provenienza risale a tempi antichi, ben più antichi del suo proprietario. Questo vuol dire che non è sua, ma è di una creatura che ha assimilato. Opla. Tu avevi il mio sale. Non ho fatto caso se è caduta dal blob o da uno degli arcieri. Se è caduto da uno degli arcieri poteva essere un suo trofeo. Allora, lì è dove eravamo, da dove siamo arrivati prima quando continuavamo a morire. Opla. Opla, opla. Morti. Mamma mia. Mamma mia il platforming qua. È fatto bene, ma è mortale. Ah. Il tutto per andare a raccogliere quegli oggetti. Ah, ma li vado a prendere? Allora, passiamo di qua. Hopla. Sì, di qua. Ok, abbiamo questi due. Ok, molto bene. Di qua. E siamo nei boschi che osservano. Sì, conviene fare questo tipo alla fine. Ehi, ehi. Mi ha preso con la sua combo. Ok, molto bene. Adesso andiamo a leggere anche le descrizioni. Intanto, iniziamo ad eliminare questi. E uno. Poi. Ma perché non lo prendi? Ah, queste piattaforme fanno da scudo. Molto bene. Lì è dove ho perso il mio sale. Quindi. Non posso neanche saltare giù da quelle piattaforme. Opla. Tu che sei? Mamma mia! Ho capito. Se questi ti prendono in volo... Volevo guarirmi e sono saltato giù. Sono veramente fastidiosi. Sono veramente tanto fastidiosi. Ok, allora. C'è una borsa lì. Va bene. La voglio recuperare. Ma... Non farò più giro direttamente dalle piattaforme. Quello che voglio fare in realtà adesso è procedere un po' con l'esplorazione facendo il giro da sopra. Insomma.
Ah, oro, oro, perfetto, prima che sparisca. E vedere che cosa c'è sopra. Poi scenderemo, faremo il giro da sotto. E poi mi toccherà fare le piattaforme, ma in questo momento... però... Oppla, qua è comunque piattaforme. Quindi mi tocca farle. Oppla. Ma facciamole con un minimo di criterio. Allora, tu sei qua. Giù. Oppla. Morto. Molto bene. Allora, lasciamo stare quel signore lì. Passiamo di qua. Hopla, hopla. Debole e sacro. Ok. Oh, un boss? Guardate quanti. No, volevo cambiare arma. Gel velenoso. Antidoto, perfetto. Ora non è il caso di curare lo status perché... Opla. Frusta da bestiame. Ok. Allora, andiamo a vedere. Frusta da bestiame. La frusta di pelo intrecciato utilizzata nei ranch e nei recinti per guidare il bestiame. Anche se questi umili strumenti pastorali sono molto più strettamente associati con paesaggi campestri idilliaci piuttosto che con battaglie sanguinarie, possono essere usati come armi in caso di necessità e richiedono molto meno sforzo rispetto ad armi convenzionali come asce e spade. Informazioni. Scala tantissimo sulla destrezza. Bene, 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 bene. Ora mi serve un'arma lunga gittata, tipo una balestra, a una mano, da abbinargli. Perché non posso usare l'arco a una mano sola. Questo è ovvio. Sì, ho anche il gel di queste bestiacce da studiare. Ma prima voglio ucciderne un'altra. Vieni qua. Ok. Allora. Gel di un citoplasma velenoso. Mentre i citoplasmi regolari sono felici di nutrirsi di muschi e licheni, il citoplasma velenoso è saziato soltanto dal consumo di carne viva. Il cuofacendola, in una tossina simile a quella della Boeravia diffusa di Cadania. Ok, può essere usato come materiale, eccetera, eccetera. Bene, quindi è sostanzialmente una bolla gelatinosa. È un cubo gelatinoso a forma di sfera, ecco. Opla. Così. Beh. Sacca di sale. L'altro, i suoi attacchi sono... Ehi! Schifosamente velenosi. Bevi. Ok, adesso devo solo cercare di non morire. Allora, andiamo a destra. Hop. La tensione che sto provando adesso è quella di chi... Ha appena raggiunto un posto che non aveva mai raggiunto e sa che ci sono pericoli mortali in agguato ad ogni angolo. Mercenario di pietra? Brocchiero. Oh. Chissà che cosa c'è di qua. Niente.
Basta un passo falso. E tutta l'esplorazione fatta fino ad ora. Ciao! Va a farsi benedire. Ciao, bello. Me lo fai in sorriso. Un altro sorriso. Vieni. Aia. Santo cielo, che male. Ciao. Non voglio morire. Dovrebbe essere quasi morto. Eccolo qua. Mi piacciono le uccisioni epiche. Allora, abbiamo una stanza qui giù e qualcos'altro qua sopra. Secondo me su c'è un boss. Scendiamo giù. E poi c'è qualcos'altro lì sopra, eh? Un mercante. No, è un tempio questo. È un santuario. Non voglio prestare giuramento a chi? Oh, uno straniero arriva a questo ventre muschiato di un albero. Nessun problema, ti darò delle dritte. Hai mai incontrato un Woods Wraith? Che cos'è? No. Bene, bene, bene. Sono una radice di pietra, o come alcuni mi chiamano, un Woods Wraith. Cioè, tu sei un'emanazione di quell'albero? Per migliaia di anni sono. Siamo rimasti nella foresta. Siamo sempre stati devoti agli spiriti del bosco. Gli uomini hanno inventato, lodato e sono morti per innumerevoli dei e demoni fugaci, mentre la nostra foresta è eterna. L'antica fede è un druido. B. La nostra cattiva reputazione molto probabilmente deriva dal nostro amore per i veleni. Ah. Ma, amico mio, il veleno è una cosa meravigliosa. Il veleno, come la foresta, penetra nel regno dell'uomo, diffondendosi, danneggiando e invadendo ogni parte, finché il tutto diventa terra. Bello questo punto di vista sui veleni, come se la natura reclamasse il corpo dell'uomo, lo reclamasse a sé, per trasformarlo nuovamente in concime. L'uomo è veramente una cosa misera, e la foresta si occupa della sua eliminazione. Santo cielo. Ma i Woods Wraith proteggono la foresta. Per questo la foresta protegge noi. Oh, vuoi essere un Woods Wraith? Vuoi intrecciare le catene dei falsi dei e crogiolarti nelle ombre velenose della foresta? Penso sia spezzare. No, grazie. No, grazie, no, grazie. Però, nonostante questo, posso pregare la divinità e salire di livello, usare l'albero delle abilità, eccetera, eccetera. Ma no, non voglio prestare giuramento alla. Che cos'è che ho nell'inventario? Ma giusto! Non ho più. Che chicca. Questo santuario non è dedicato alla mia divinità. È dedicato ad un'altra. Per cui io pregando non ho più il liquido rosso dei tre. Ma ho questo. Erba medicinale. Di un rosso brillante, si dice che cresca solo negli angoli più velenosi delle paludi di Cadania, eppure in qualche modo ha trovato la sua strada verso l'isola. Eh già. Eh già.
Vorrei sapere se c'è modo di convertire questo tempio al mio credo. E lui fino a quando non mi converto al suo credo, non mi propone altri dialoghi. Ci sta. Ok, io vorrei sapere come raggiungere. No, non qua. Andiamo a vedere se c'è un boss. Allora, lassù. Tanto abbiamo un santuario qua vicino. Hopla. 1228, eh? Mi scoccerebbe veramente perdere. Ok, me ne manca veramente un soffio. Che mi dispiacerebbe veramente perdere tutto questo sale nello scontro con un boss. Quindi facciamo così. Fatto, mi scoccia non avere però la fiamma da applicare sulla spada se incontro un boss. Ah, eccole le esalazioni velenose del mostro. Il vomito di troll è un classico. Ok, adesso posso salire di livello. Dannazione, cosa non darei per riuscire a salire lì sopra? Sali di livello. Sì. Una perla nera. Albero delle abilità. Allora, l'abilità delle frusse l'abbiamo già presa, giusto? Frusse di classe 1, esatto. Destrezza, destrezza, ma sì, destrezza. Destrezza. Ok. Non ha molto a che fare con l'arma che portiamo in questo momento, anche se ha a che fare con l'arco. Ma ha a che fare col fatto che abbiamo saltato di qua e di là sulle piattaforme fino ad ora. Quindi ci sta. Gilfoy. Il muro d'acciaio. Si dice che abbia resistito l'attacco di 100 uomini, ma l'eleganza di Maltis con il pugnale era senza precedenti e trovo sicuramente posto tra le sezioni della pesante armatura di Gilfoy. Maltis, 16-2. Sì. Bellissima descrizione di un critico effettuato con un coltello. Ok, erba rossa. Quindi le divinità ci assistono, anche se in realtà non siamo dei loro discepoli. Va bene, ci sta. Ah, tra l'altro, se veramente qua c'è un boss. No, dai, basta. E credo di sì, perché gli altri due erano in zone piene di candele come queste. No, non c'è un boss. Oh. Non c'è un boss? Sì, mi ricorda. Buona fortuna, infatti. Troppe candele, troppi candelabri. Magico uomo, aspettati tristezza. Ok. Se c'è veramente c'è un boss, saltare l'ogre è veramente uno scherzo. Andiamo. Eccolo qua. L'alchimista folle. Ah. Bene, preparati ad assaggiare la mia spada. Hoppla. Ah. Evochi. Ehi, no, 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 no. Santo cielo, bevi.
Morto, mamma mia. Ok. Mi ci sono buttato alla Eric Bauer. Si può battere, si può battere. Si può battere sicuramente. Non oggi. Non oggi perché direi che è un buon momento per interrompere la registrazione della puntata. Di qua cosa abbiamo detto che c'è? Ah, sì, continuiamo con gli alberi. Apri porta. Sono curioso. Andrei volentieri oltre, ma il tempo stringe. Siamo a 50 minuti di registrazione e la vita reale chiama. È stato bellissimo arrivare fino qua e scoprire un altro po' di questo gioco. Sì, ecco, il bestiario. Potremmo sfruttare ancora questi 10 minuti che rimangono per leggere ancora un po' di Cavaliere Fradicio di bestiario. L'abbiamo già letto il cavaliere. Ah, sì, giusto. Bestia ferale ce l'abbiamo, cavaliere di bronzo, avrai delle lame. Citoplasma velenoso. Foglia d'argento, zanna infinita. Ah. Massa informe di melme tossiche e gelatinose. I citoplasmi velenosi sono una mutazione molto più pericolosa dei cosiddetti citoplasmi normali. Bene. Pagina di sorrisi. Mostruosità rigonfia, l'abbiamo letto? Sì. Bandito negato, l'abbiamo letto. Teschio strello, l'abbiamo letto. Falco meschino. Agile brigante che dimora sugli alberi. Proviene da qualche parte nel profondo delle foreste orientali di Liven. A Liven, le tribù dei falchi infami tendevano a fare politica quel tanto che basta per non incorrere nell'ira dell'esercito regolare, soprattutto corrompendone i funzionari e, se necessario, sostituendosi alle legittime autorità reali. Ah, sostanzialmente dei sicari. Ok. L'alchimista folle, una volta conosciuto come Rootspin, sono molto simile a Rasputin. Grand Terre dell'alchimia e dei balsami, questa irrazionale creatura è diventata un involucro assassino del suo antico splendore. Ok, quindi anche lui ha ceduto a qualche sorta di maledizione. Predone. E non abbiamo altro per il momento. Bene. C'è altro da leggere nell'inventario? No, non credo perché abbiamo ispezionato tutto. Il brocchiero, eccolo qua. Un piccolo scudo d'acciaio progettato per parare. Lombone convesso del suo centro permette di deviare le lame con facilità, mentre la sua leggerezza facilita risposte più rapide di quelle possibili con uno scudo più pesante. In genere portato da spadaccini addestrati, esperti in stili di combattimento agili, il brocchiero è efficace per respingere le armi standard, ma inadeguato contro colpi possenti, sferrati da avversari più forti. Ok, sarebbe interessante abbinarlo alla frusta, ad esempio, o alla spada leggera. Ma Eric non è stato mai il tipo da duellante. Sarebbe una deviazione rispetto a quello che ho in mente io per questo personaggio. Mercenario. Una piccola figura di pietra con le sembianze di un robusto mercenario. Offri i mercenari di pietra ad un altare per convocare un mercenario santuario. Aumenta l'efficacia del blocco con scudo nella zona del santuario, quindi probabilmente un PNG a pagamento. Non mi interessa, non per il momento. Ma può darsi che diventi interessante più avanti. Bene, signori, davanti a questo magnifico albero, a questo santuario devoto alla Madre Terra e all'antico culto, all'antica fede druidica. Davanti a questo Rooturate, chiudo la partita. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciatemi i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate. E tenete conto che li leggerò quando ormai la registrazione sarà finita, ma tant'è, sarà un piacere interagire con voi. E ci vediamo alla prossima.